Salve a tutti, mi presento, sono Alfia Milazzo della Fondazione La Città Invisibile. Oggi abbiamo qui un grande ospite che è venuto a trovarci e che ci racconterà qualcosa di molto importante. Si tratta del poeta Loretto Raffanelli. Insieme a lui sono presenti con noi alcuni dei nostri giovani che si interessano e seguono appunto la poesia. E appunto abbiamo qui Vincenzo Galvagno, Antonio Lanza e Pierfrancesco Di Perna, che rappresenta l'Istituto Branchina in quanto è rappresentante di istituto. Che cosa vuol dire questo programma che stiamo realizzando per entrare nelle vostre case e raccontarvi in sostanza una cosa molto misteriosa che si chiama poesia? In realtà la Fondazione Città Invisibile organizza, come sapete, da diversi anni, almeno siamo arrivati già alla terza edizione del Festival dell'Utopia, in cui appunto Loretto Raffanelli è il direttore scientifico e promotore sostanziale delle nostre manifestazioni. La Fondazione Città Invisibile, ricordo, è un ente no profit che si occupa proprio di educazione e di formazione giovanile e rende possibile anche questi incontri. E diciamo che la Fondazione ha realizzato in questi anni un percorso sempre in crescendo, dove appunto ci sono stati circa, abbiamo contato, circa 5.000 giovani che in vario modo, attraverso le scuole e attraverso anche un percorso indipendente, si sono aggregati per realizzare tutto quello che è stato fatto. E questi incontri hanno portato anche a una formazione oltre che scolastica, vero Pierfrancesco, anche una formazione extrascolastica, la maturazione di ideali, di valori che si legano molto alla poesia. Prima di dare la parola ai nostri ospiti, volevo dire che abbiamo organizzato, grazie a Loretto Raffanelli, una giornata mondiale della poesia, dove appunto il 21 marzo scorso si sono incontrati tutti i poeti dei nostri centri culturali presenti in varie, nove erano diciamo, le località, ma ricordo che c'era anche il centro della minorile della Bicocca, dove appunto questi poeti hanno letto le loro poesie, quindi c'è stata anche una grande partecipazione da parte di tutti a questa giornata realizzata grazie appunto all'attività di Loretto che ci ha messo tutti insieme, che ha smosso un po' le acque. Perché entriamo nelle vostre case, dicevo, con questo tema della poesia? Perché riteniamo, e lo vedremo parlandone con Loretto Raffanelli, che la poesia possa, anzi debba essere un capitolo importante della nostra vita. Ci fornisce anche un sostegno non solo culturale, ma anche, diciamo così, sociale e anche morale, se vogliamo, perché aiuta i nostri giovani, le nostre famiglie a incontrare dei temi che sono essenziali per la nostra vita, per la nostra esistenza. Adesso lascio la parola a Vincenzo Galvagno che parlerà proprio di Loretto Raffanelli, lo presenterà e faremo quindi un giro di domande. Prego. Allora, Loretto Raffanelli è un poeta bolognese nato a Porette Terme che nel 2002 ha pubblicato per la Yaga Book Il tempo dell'attesa, tra l'altro è anche Il silenzio dei nomi nel 2007. Ecco, Loretto Raffanelli è un poeta che esce un po' da quello che è lo schema classico del poeta contemporaneo, nel senso che scende dalla Torre d'Avorio ed oltre che per, diciamo, raccogliere premi che gli vengono dati in tutto il mondo, viene a incontrare appunto i ragazzi nelle scuole e aiuta noi un po' a portare la cultura della poesia, diciamo, ovunque. Ecco, iniziamo con una domanda semplice. Che cos'è la poesia? La domanda è abbastanza complessa. Vorrei aggirare questa domanda dicendo una cosa che ha detto un grande poeta, premio Nobel nel 75, cioè Eugenio Montale, forse il più grande poeta del Novecento. Diceva Montale: se la realtà è solo quello che vediamo, non ci sarebbe bisogno dei poeti. Infatti lui parla dell'invisibile come campo privilegiato dei poeti perché possano dire certe cose. Io credo che la poesia sia qualcosa che aggiunge ricchezza alla nostra vita e fa conoscere meglio noi stessi e gli altri. Questo forse è il compito della poesia ed è la ricchezza della poesia. Poi, insomma, le definizioni potrebbero essere veramente tante, però ecco, starei semplicemente a questa notazione, no, di Montale
anche semplicemente alla notazione che appunto è importante conoscere meglio ciò che ci circonda, conoscere meglio noi stessi. La poesia credo che possa dare questa possibilità. Io qui mi fermo su questa domanda perché non voglio ulteriormente aggravare, insomma, perché poi la poesia deve essere anche qualcosa di leggero, quindi se facciamo tanti discorsi teorici forse non raggiungiamo lo scopo. E quindi rimetto a voi. Allora, io vorrei chiederla, allargando il campo della poesia, fino adesso abbiamo parlato della poesia appunto in genere, guardando al panorama poetico nazionale italiano, che so che è molto, molto interessante, quali sono le voci poetiche che negli ultimi 20-30 anni possono essere, cosa ci può dire a proposito di questi 30 anni, ultimi 30 anni di poesia italiana? Quali sono le voci poetiche più importanti, se ce ne sono? No, ce ne sono, ci sono veramente delle voci poetiche importanti. Vorrei ricordare che la poesia italiana è una delle poesie più considerate nel mondo. I poeti italiani vanno all'estero, vengono invitati perché sono poeti di grande valore. E fare, non so, una panoramica della poesia italiana degli ultimi decenni è un po' difficile, però ecco, voler restare semplicemente ad alcuni nomi, peraltro anche molto conosciuti, e potrei dire, insomma, De Angelis, potrei dire Mussà, Picucchi, Magrelli, Conte, Carifi, ecco, questi forse sono i poeti che ormai oggi sono sui 50-60 anni e che ormai hanno uno spazio considerevole, non solo perché pubblicano con case editrici importanti, ma anche perché questi poeti ormai sono antologizzati, sono ormai storicizzati questi poeti. E mi limiterei a questi nomi, poi ce ne sono anche tanti altri che sono meritevoli, non so, Tiziano Brogiato, che so, Davide Rondoni, poeti che peraltro sono, alcuni di questi sono anche stati presenti in qualche modo in questo territorio, perché come forse i nostri telespettatori sapranno, si tiene a Catania Isola Poesia, non solo a Catania perché poi è venuta anche fino a Biancavilla questa esperienza, questo evento, Isola Poesia, che tutti gli anni propone poeti di grande valore, e poi abbiamo adesso in questi giorni, i prossimi giorni, il verso presente all'Università di Catania, per cui grandi manifestazioni a cui io proprio invito i telespettatori a partecipare, e dove sono stati proposti appunto poeti, questi poeti che vi dicevo e anche altri. Quindi è un panorama ricco, vorrei semplicemente, oltre a fare il discorso dei nomi, dire appunto il valore di questo panorama poetico nuovo che c'è in Italia, nuovo insomma, non per forza nuovo, ma insomma di questi ultimi decenni. Ovviamente rimangono poi dei capisaldi che sono i grandi poeti del passato, che purtroppo alcuni di loro, alcuni non ci sono più, e penso, non so, a Mario Luzzi, a Piero Bigongiari, poi per tornare indietro chiaramente Montale, Ungaretti. Il panorama della poesia italiana è un panorama ricchissimo, proprio quello del Novecento, e a differenza forse che della narrativa, cioè direi che è più alto il livello della poesia rispetto a quello della narrativa. E mentre magari nell'Ottocento il discorso della poesia, tranne alcuni grandi nomi, forse non è stato così entusiasmante, ma ecco, io penso che quello del Novecento italiano sia uno scenario poetico molto importante. A proposito di poeti in quanto personalità, la critica attribuisce a Raffanelli il titolo di poeta civile. Perché questo ma è poeta civile per un motivo molto semplice. Il termine poeta civile è un termine anche forse un po' ambiguo, no? Perché più o meno poi chi scrive poesia è sempre un poeta civile, insomma, perché come dire, entrare in un mondo talmente, come dire, importante in termini anche di comunicazione, che forse tutti potrebbero chiamarsi poeti civili. In effetti per poeta civile si intende una cosa un po' precisa da parte della critica, e cioè poeti che in qualche modo fanno riferimento a degli avvenimenti, a delle situazioni
che sono presenti nella società attuale oppure nel passato. Ecco, io ho scritto un poema in diverse parti sulla Shoah, su questa tremenda storia, vero, dell'uccisione degli ebrei nei campi di concentramento, e poi ho scritto anche poesie su fatti luttuosi, recenti, come la guerra in Iraq oppure come la guerra della Bosnia. Io ho un po' questo interesse che la poesia faccia riferimento a questi avvenimenti luttuosi, a queste guerre purtroppo che ci sono nel mondo. Credo che il poeta non sia qualcuno che è estraneo, insomma, alla realtà e debba necessariamente quindi dire quello che succede nel mondo. Ecco, forse per questo, anzi senz'altro per questo, sono stato un po' etichettato come poeta civile, anche se credo che la mia poesia sia anche altro, non solo questo ambito, diciamo, di interesse di tipo storico o sociologico, tra virgolette, perché poi ci sono anche molte parti della mia poesia che hanno un riferimento molto personale, molto intimo, quindi c'è una varietà, insomma, di temi, credo, nella mia poesia. Ecco, Raffanelli, io vorrei fare ora un passo indietro. Lei poco fa ha citato un po' di poeti contemporanei come De Angelis, Mussapi, o lo stesso Luzzi. Quello che le vorrei chiedere io è: qual è il quid pluris rispetto ai poeti classici? Cioè, perché un giovane dovrebbe avvicinarsi al poeta contemporaneo rispetto invece che andare a cercarsi il poeta classico che già conosce, ha studiato a scuola, per cui già ne sa qualcosa? Ma io, guarda, ti potrei rispondere in modo anche molto semplice, nel senso che, per dire, io insegno, insomma, e potrei, quando insegno, fare riferimento a, non so, agli autori classici, io parlo in questo caso di economia, no? Potrei parlare, che so, solamente di Smith, di Ricardo, di Keynes, insomma, è chiaro, sì, si può anche limitare il discorso a questi grandi autori, insomma, no? A questi grandi scienziati, diciamo, dell'economia. Però nel frattempo c'è una società che cambia e quindi gli economisti devono fare riferimento anche a altre cose. Insomma, noi se pensiamo, adesso non voglio buttare su questi temi qua, però se pensiamo, non so, l'emergere di un'economia come quella cinese, eccetera, eccetera, certe spiegazioni non si possono spiegare, la realtà non è possibile attraverso solamente quella che era l'interpretazione classica dell'economia. Ecco, passando alla poesia, credo che la poesia classica sia necessario studiarla, ma poi la poesia ha avuto un'evoluzione. Se io scrivessi come D'Annunzio farei una pessima poesia. Nel frattempo, insomma, c'è stato Ungaretti che ha, come dire, scardinato tutti i canoni poetici. C'è stato anche la neoavanguardia che ha scardinato i canoni poetici, e poi c'è stato l'ermetismo, e quindi è chiaro che c'è un'evoluzione nel linguaggio, anche perché poi nella società, nella realtà, il linguaggio si modifica, per cui evidentemente anche la poesia non può essere estranea a questi cambiamenti. E quindi leggere la poesia di oggi è assolutamente necessario, perché si accompagna a quelle che sono anche le situazioni nuove che ci sono state negli ultimi decenni, è vero. Io credo proprio che sia assolutamente indispensabile leggere i poeti di oggi, perché maggiormente si legano anche alla realtà, anche se ovviamente uno mi potrebbe dire: Dante forse ha già scritto tutto, ed è vero, forse Dante ci ha già insegnato tutto quello che ci poteva essere, però ovviamente leggere solo Dante tutta la vita, sì, sarebbe straordinario, ma insomma non è forse sufficiente, con tutto chiaramente rispetto verso il più grande poeta di tutti i tempi. Ogni poeta ha i suoi maestri. Chi sono i maestri di Raffanelli? Chi sono i poeti a cui si ispira? Se li ha frequentati? Beh, io devo dire che ho frequentato necessariamente i poeti, perché sennò non potrei scrivere poesia e non sarei qui, ecco. Se io fossi uno che non avesse letto i poeti, non avrei mai potuto scrivere poesia.
Questo è un discorso decisivo, fondamentale, che bisogna far capire alla gente, perché penso sempre che il poeta sia qualcosa così di vago, che sta lì a aspettare una qualche formula magica. Invece il poeta è uno che deve assolutamente conoscere la poesia, è uno che deve frequentare la poesia. E io devo dire che ho frequentato molto la poesia e ho tanti maestri, devo dire che ne ho veramente tanti di maestri, anche poeti che mi sono forse lontani, ma che comunque mi sono alla fine vicini, perché comunque, dicevo anche in altre occasioni, questo grande libro che è la poesia, dove tutti hanno messo una parte, poi alla fine è ciò che è il nostro riferimento, è il nostro riferimento, deve essere il nostro riferimento. Per cui ho veramente un amore spropositato nei confronti di tanti poeti, per stare semplicemente a questo secolo, e partendo da Pascoli, insomma, che è a cavallo del nostro secolo, quasi, un po' meno, ma insomma, abbiamo Garetti, poi c'è Montale, e poi c'è Sereni, poi c'è Bertolucci, e poi c'è Bigongiari, e poi ce ne sono anche altri contemporanei, i miei amici, che hanno qualcosa più di me o meno di me, che io leggo con interesse, perché insomma, leggere la poesia è sempre importante e fondamentale. E comunque, ecco, i maestri sono questi, quelli che dicevo poc'anzi, insomma, i grandi maestri, insomma. Per i giovani, quindi, non è possibile poter scrivere senza aver già letto poesia. Quindi come possiamo noi cominciare, per esempio, qualcosa di più semplice, di più diretto ai giovani? Io dico una cosa, i giovani è giusto che abbiano anche questa freschezza di scrivere, insomma, no? Perché non si può negare certamente questo, non è che uno debba leggere per forza 5.000 libri, dopo 5.000 libri allora comincia a scrivere, perché non sarebbe una sciocchezza se dicessi questo. Io facevo un discorso, come dire, di un percorso, facevo un discorso di un percorso, e allora all'inizio, ovviamente, come tutti hanno fatto, come molti fanno, si comincia a scrivere magari anche sull'onda di una delusione amorosa, di ragazzini, è vero, che non hanno la corrispondenza da parte dell'altro e via o dell'altra, e poi scrivere qualcosa così, anche molto innocentemente, oppure i bambini, pensiamo ai bambini che scrivono delle poesie straordinarie, no? Ecco, e quindi c'è tutto questo percorso iniziale che è molto fresco, molto vivace, e che io amo, anche perché quante volte mi sono venuti dei ragazzi anche nella mia scuola a far vedere i testi, oppure in questi giorni, so, lì all'università, questo corso che tenevo, mi facevano vedere i loro testi, e c'era anche freschezza, anche molto ingenuità, anche molta approssimazione, però c'era anche freschezza. È chiaro che poi da quel momento in poi, se uno invece vuole fare della poesia un percorso più significativo, più importante, e applicarsi alla poesia, allora, ecco, non si può prescindere dalla lettura, perché quelle cose che scrivono i bambini o gli adolescenti sono cose che hanno anche, come dire, sono piacevoli, frizzanti, molto spesso così, però rimangono prodotti molto acerbi, rimangono cose molto acerbe. Poi da lì, se uno vuole qualificare di più il proprio discorso, è indispensabile, appunto, la consapevolezza teorica, è un termine che io uso spesso, la consapevolezza teorica, che vuol dire, appunto, leggere la poesia, leggere la critica, e avere, come dire, coscienza che la poesia è anche, come dire, deve presupporre un certo obiettivo, deve presupporre un certo pensiero, perché senza un pensiero la poesia rimane qualcosa di molto, molto vuoto. È chiaro che poi il pensiero non deve sovrapporsi alla poesia. Ci sono alcuni filosofi che hanno scritto poesie e che sono però, a mio avviso, scarsi poeti. Anche grandissime figure, da Nietzsche a Benjamin e altri, che hanno scritto grandi filosofi, grandissimi pensatori, che però nell'ambito della poesia, a mio avviso, non danno molto. Per cui bisogna chiaramente che poi il pensiero non diventi travolgente rispetto alla poesia. Però è anche necessario che il poeta abbia un proprio pensiero, una propria visione del mondo. Abbiamo una visione del mondo, e tutto ciò si raggiunge attraverso una consapevolezza teorica, perché non possiamo pensare di essere così, così capaci di avere una visione originale del mondo. Cioè, voglio dire, ci sono migliaia di anni di filosofi che si sono espressi, e noi a questi anche dobbiamo rifarci.
Raffanelli, io vorrei ricordare che lei tra l'altro dirige pure una casa editrice, i Quaderni del Battello Ebro. Sì, un po' in disuso, ma so. Quello che le vorrei chiedere è qualcosa di più su questa figura così un po' sconosciuta, un po' mitologica, del professionale dell'editor. Chi è l'editor? Qual è il suo compito precipuo? Beh, l'editor è una figura assolutamente necessaria nell'ambito della narrativa, un po' meno è presente nell'ambito della poesia. Dico un po' meno perché io sempre suggerisco anche ai giovani poeti di confrontarsi con i poeti che hanno maggiore esperienza, diciamo, e di accogliere i loro giudizi, i loro consigli, insomma, ecco, e pur nel rispetto della vocazione poetica, è vero, di questi ragazzi. E consigli che possono, credo, essere molto importanti, perché la poesia, come qualcuno dice, è qualcosa di preciso, di quasi di matematico, tra virgolette, insomma, non si può sbagliare una parola, dice vero Milo De Angelis, non si può sbagliare una parola, non si può sbagliare un verso, perché è qualcosa che ci giunge e non bisogna stravolgere questo qualche cosa che ci giunge. Quindi, di conseguenza, senza voler parlare dell'editor in poesia, che è appunto una figura un po' meno frequente, direi che comunque è importante che i giovani, coloro che vogliono scrivere, abbiano un confronto con i poeti che hanno maggiore esperienza, perché queste indicazioni, questi consigli possono veramente far crescere la poesia di queste persone che magari sono anche molto appassionate, che ci credono nella poesia. È un confronto assolutamente necessario, come ho avuto io con alcuni poeti di età maggiore, di esperienza maggiore, insomma, ecco, e credo che debba essere un percorso che devono attraversare un po' tutti coloro che veramente vogliono impegnarsi nella poesia. Io vorrei parlare del Raffanelli giovane, vorrei sapere come si è accostato il Raffanelli ventenne o comunque giovanissimo alla poesia, chi è stato, se c'è stato, un poeta che magari l'ha incoraggiata, che l'ha seguita, che le ha spalancato le porte della pubblicazione. Beh, sì, Raffanelli giovane, che poi è una cosa di pochissimi anni fa. quando appunto io ho iniziato, devo dire che ho iniziato in modo molto anomalo, insomma, no, anomalo no, ma insomma, molto spesso la poesia nasce, oppure l'impegno poetico nasce da parte dei giovani sull'onda, che so, di delusioni amorose, oppure di eventi tragici che possono avere, incrociato la vita di queste persone. Io devo dire che no, c'ho una vita abbastanza, tutto sommato, serena alle spalle, per cui non ci sono particolari traumi che mi hanno portato alla poesia. Credo che invece il percorso mio poetico sia stato possibile proprio attraverso la lettura dei poeti, come probabilmente è capitato anche ad altri, però per dire, un mio amico caro e grande poeta, Roberto Carifi, dice sempre che lui ha cominciato a scrivere la poesia in relazione a una vita familiare molto difficile, l'abbandono del padre, insomma, queste cose qui che l'hanno talmente, come dire, provato, che da lì è nato il suo desiderio di scrivere. E devo dire che però io ho cominciato anche non giovanissimo, anche se ho scritto veramente tante poesie, però diciamo in modo più, come dire, articolato, più preciso, ecco, è un fatto neanche di tantissimi anni fa. E direi che il contatto più grande che ho avuto è stato quello con Vigongiari, con Mario Luzzi e con Roberto Carifi. Ecco, Roberto Carifi, tra l'altro, questo a mio avviso grandissimo poeta, che purtroppo non è che sta molto bene, insomma, sessantenne, e noi ci siamo trovati in una scuola a insegnare assieme, quindi lui, insomma, c'è stata una simpatia ovviamente reciproca per gli interessi comuni, e poi abbiamo, come dire, ci siamo veramente frequentati e lui mi ha aiutato molto nel crescere, ecco. E quindi è nato un po' così, insomma, un po' dalle letture, un po' da queste frequentazioni che mi hanno molto aiutato a crescere, insomma. Mentre
Nella crescita della poesia, dell'esperienza del poeta, che ruolo ha l'ispirazione in quanto tale? Sappiamo che è fondamentale per scrivere una poesia, un componimento. Sì, guarda, su questo ci sono libri interi che parlano proprio, tanti libri che parlano dell'ispirazione. È una cosa che non è mai stata, come dire, definita completamente, perché noi possiamo dire che l'ispirazione c'è, qualcuno dice che non c'è, qualcuno anche in modo un po' bizzarro dice, ma se c'è l'ispirazione, allora non so, l'ispirazione divina che ci dà la poesia, no? Allora il poeta non fa niente, non è altro che, come dire, uno scrivano che raccoglie, scrive. Invece allora qualcuno dice, ma no, allora io sono un poeta e non voglio che sia l'ispirazione, cioè qualcosa di divino che mi dà la poesia, sennò io cosa sono? Capisce? È un gioco quasi di parole diventa questo. Certo, possiamo dire ad esempio con Rilke, questo grande poeta, che diceva l'ispirazione è respiro che diventa ritmo. Questo ad esempio a me piace molto come definizione. Io userei forse anche un altro, no, anzi, voglio dire un'ultima cosa, sempre sull'ispirazione. Vorrei citare il punto di vista di due grandi poeti che molto spesso ricordo, e cioè uno è Paul Valéry, un poeta francese, e poi una poetessa russa, Marina Svetaeva. Tutti e due dicevano singolarmente la stessa cosa, e cioè che l'ispirazione è qualcosa che probabilmente c'è. Valéry dice, ma forse un Dio che ci dà il primo verso. Il primo verso ce lo dà Dio, però gli altri li scrive il poeta. E forse questo è vero. Ecco, però io direi che potremmo usare un altro termine che è abbastanza importante, che ho letto proprio recentemente in un libro e che mi ha abbastanza convinto, cioè il discorso dell'emozione. Probabilmente, questo è un discorso che ultimamente vado facendo spesso, noi possiamo parlare più che di ispirazione, che qualcosa di così, di veramente un po' difficile da definire, possiamo parlare di emozione, che invece è una cosa che tutti noi raccogliamo quotidianamente, no? Un'emozione che possiamo provare, non so, vedendo una tragedia, vedendo, non so, anche una persona, una donna molto bella, oppure una persona molto sensibile nei confronti degli altri, eccetera, eccetera. No, proviamo delle volte delle emozioni. Io, per dire, ieri ho visto l'incontro tra il presidente, è vero, Alfio Milazzo, e una sua vecchia maestra, no? Suora, e devo dire che questo incontro tra loro due, io da spettatore semplicemente ero lì, ero lì con loro e vedevo questo, ero lì presente a questo incontro, oltre a essere emozionato, ovviamente mi sono emozionato anch'io, perché questo incontro tra due persone che si rivedevano dopo diversi anni, è vero, si vedeva tutto il calore umano di queste persone e mi ha dato una grande emozione. Vedi? Quindi direi che poi, adesso per tornare al discorso dell'emozione, poi da queste emozioni nasce la poesia, insomma, no? Noi mettiamo insieme tutte queste emozioni, insieme, che sono emozioni tragiche, emozioni relative alla bellezza, relative all'amore, relative a tante cose, e poi nel momento in cui scrive vengono fuori quasi come, così, come dire, a ripetizione, queste emozioni. Ecco, probabilmente si può, senza fare tanti discorsi scientifici, anche perché poi le cose pericolose è che la scienza si sta interessando dell'ispirazione e stanno studiando, stanno calcolando, stanno misurando un po' tutto questo in termini proprio anche di decibel, eccetera, eccetera. Non vi so dire esattamente come si verificano queste cose, o a livello proprio di della mente, fanno degli studi quando uno scrive, quella, proprio mettendo, non so, delle cose, cioè, degli elettrodi, non so bene scientificamente come si possa pensare, ecco, neanche una cosa del genere. Però ecco, per dirti, ci sono molti tentativi di arrivare ad una definizione di questo genere. Io volevo continuare proprio questo discorso che lei faceva, passando, diciamo, fuori dall'ispirazione, passando a un argomento più specifico. Poesia viene dal verbo greco, la parola poesia viene dal verbo greco, poesia che significa fare. E ora quello che le volevo chiedere era, come fa Raffanelli poesia? Mi spiego un po' meglio. Ci sono poeti dei luoghi, poeti dei laghi, poeti del crepuscolo, poeti del mattino. Lei, nello specifico, come crea poesie? Tu stai dicendo poeti del lago e poeti del
fiume, è un'immagine di Angelis, di Angelis, sì, è vero. Ma io, guarda, devo dire che vorrei anche un po' smontare questa storia del poeta che chissà dove scrive, quando scrive, come scrive. Io molto semplicemente ho momenti in cui metto lì e mi viene qualcosa e momenti in cui non mi viene assolutamente niente. Mi sono trovato in questi giorni a Catania anche in momenti così da solo, insomma, no? La sera così, e ho detto ma adesso qua è un ambiente quasi ideale per scrivere qualcosa. Non mi è venuto fuori assolutamente nulla, insomma, questa pagina bianca che invocava qualche parola e queste parole non venivano fuori. Per cui io credo che bisogna scrivere nel momento in cui veramente queste emozioni si impongono al poeta. E perché sennò è inutile, è un esercizio vuoto che non ha nessuna funzione. Quindi può essere addirittura che io passi, anzi può essere, passano anche dei mesi senza che io scriva niente, perché non mi viene nulla, non mi viene. Poi magari c'è un mio amico poeta molto importante, Cesare Viviani, che lui sostanzialmente scrive un libro in 20 giorni, quando va in estate, ha questo momento di ispirazione, in vacanza, sulle Alpi Apuane, e scrive un libro così, magari anche in 20 giorni, gli viene tutto questo. Ecco, i poeti sono poi così, cioè ci sono casi clamorosi di persone che hanno scritto, di poeti che hanno scritto nell'arco di pochi giorni delle cose incredibili, anche lo stesso Rimbaud, ecco, e veramente tanti altri. Cioè, io ogni tanto sento qualcuno che mi dice questo, mi dice ho scritto il libro in 3 giorni perché mi è venuta questa ispirazione, questa emozione, insomma. E io uguale, insomma, credo che il poeta non debba mai forzare. Non debba mai forzare, cioè non debba scrivere solo quando, e debba scrivere anche poco. Montale l'ha insegnato quando parla delle occasioni, no? La sua raccolta delle occasioni nasceva proprio da questa valutazione anche teorica, che le occasioni sono come una sorta di folgorazioni che arrivano e bisogna cogliere quei momenti, e non bisogna scrivere tanto per scrivere. Ci sono poeti che scrivono tanto che hanno pessimi risultati, perché scrivere tanto è molto probabile che si abbiano dei pessimi risultati. Se noi pensiamo che Montale e Ungaretti hanno scritto 4-5 raccolte e poi alla fine ci rendiamo conto che non è necessario scrivere tantissimo. L'importante è scrivere quando appunto c'è questo input, quando c'è questo piacere, ecco, di scrivere. Perché poi deve diventare un piacere, non un mestiere o un obbligo. Deve essere un piacere. Io veramente quando scrivo poesia provo un grande piacere. Però ecco, poche volte provo questo, e quindi poche volte mi applico nella scrittura della poesia. Adesso una piccola curiosità. Più volte è saltato fuori in questa chiacchierata il nome di Milo De Angelis. In una delle sue raccolte ha una sezione in dialetto, in quel caso dialetto monferrino. Poi altri poeti hanno scritto in dialetto, per esempio ultimamente Gian Mario Villalta ha pubblicato un libro con Mondadori e c'è una sezione nel suo dialetto. Non so, l'ho recensito. Come mai lei non ha sentito, no, non sente l'esigenza di esprimere, oltre che in italiano, anche nel suo dialetto bolognese, i suoi sentimenti? Ma guarda, la ragione è molto semplice. Io devo dire che sono molto affascinato quando vado in alcune città, in alcune zone, e che dove parlano il dialetto. Lo dico proprio, io ieri qui ho fatto una passeggiata a piedi e ho incontrato, oltre a diverse macchine, ho incontrato così, non incontrato nel senso che erano sulla strada, due ragazzi che avevano un cavallo, e questi due ragazzi che litigavano in modo forsennato, non so mai cosa si dicessero, ma proprio sembravano quasi ai confini della rissa, e parlavano in dialetto. Io mi sono ascoltato, proprio affascinato queste persone, pur non capendo assolutamente nulla, no? E questo mi capita anche in altre zone dove parlano dialetti. Io veramente ho un amore spropositato nei confronti dei dialetti, perché credo che sia mantenere un'identità, mantenere, come dire, si salvaguarda una storia, insomma, una storia, una comunità, ecco. E quindi ho un grande rispetto, sento grande fascino nei confronti dei dialetti. Tuttavia, per quanto mi riguarda, primo, mi è difficile leggere appunto
i dialetti perché non li comprendo, non li capisco. Perché poi l'Italia è bellissima anche per questo, che ci sono mille dialetti e che ognuno è diverso dall'altro. Poi questa è la grande bellezza dell'Italia, che purtroppo qualcuno non ricorda o cerca di distruggere. Proprio la ricchezza è anche questa varietà, che poi ne fa un'identità, perché l'identità non è qualcosa che nasca dall'omogeneità. L'identità nasce proprio dalla ricchezza delle diversità. E io però personalmente non ho mai parlato dialetto, perché? Ma per un motivo proprio molto semplice, che nella zona in cui ho abitato per tanti anni, nella cittadina dove ho abitato per tanti anni, non c'è un dialetto. Non c'è un dialetto perché è una cittadina al confine tra la Toscana e l'Emilia, è in Emilia ma al confine con la Toscana, e quindi per una serie di motivi non c'è un dialetto. Non c'è dialetto. Poi tra l'altro è una cittadina, insomma, termale, che ha avuto sempre contatti con persone che venivano da fuori. Allora, per questi motivi il dialetto non lo conosco, ma proprio faccio anche fatica delle volte a capire il dialetto bolognese, che pur qualcosa, insomma, lì arrivo a capire, ma ecco. E questo è il motivo molto semplice. Poi comunque apprezzo coloro che scrivono in dialetto, anche se poi veramente non li capisco, devo andare a vedere la traduzione. La grandissima Alda Merini dice: non cercate di prendere i poeti perché vi scapperanno tra le dita. Questo pensiero credo che sia, non so, l'essenza della fuggevolezza del poeta, chiamiamola così. Certo. Cosa ne pensa lei? Ma guarda, penso che sia una frase sicuramente vera, insomma, questa, perché il grande errore che fanno, credo, anche molti insegnanti, pur non volendo criticare i miei colleghi che insegnano italiano, che poi mettono molto impegno, molta passione anche, è proprio di non capire a volte che la poesia è qualcosa che appunto sfugge a una interpretazione razionale. Per cui gli studenti a volte sono chiamati a spiegare la poesia, a fare la famosa parafrasi, e in questo modo tendono un po' a svuotarla anche, perché è vero che, dicevo prima, la consapevolezza teorica, dobbiamo capire anche un po' il poeta cosa dice. Però il poeta dice delle cose che noi lettori, in questo caso mi metto come lettore, non potrò mai capire fino in fondo. La Merini credo che lì dicesse una cosa molto, molto semplice, cioè lasciamo la libertà di scrivere, lasciamo la libertà di leggere, perché questa è la ricchezza della poesia. Se la poesia fosse una cosa dove tutti quanti arriviamo alla stessa conclusione, non sarebbe più una cosa affascinante. È vero. Se noi prendiamo, che so, la relazione, non so, dell'impiegato delle ferrovie, dove dice quello che ha passato oggi, quello che è successo ieri, e quindi fa una relazione della sua attività quotidiana, insomma, cosa c'è da capire? Non c'è da capire niente, dirà alle 15.30 sono passati il treno dal dettaglio, il treno in orario e via discorrendo, cioè, cosa c'è da capire? Nulla. Ecco, allora, siccome la poesia non è questo, abbiamo detto appunto che la poesia è qualcosa che va a scoprire l'invisibile, e come possiamo noi pensare alla fine di dare un'interpretazione razionale di tutto ciò? Faremo scomparire il senso stesso della poesia e la ricchezza della poesia. La poesia è appunto affascinante proprio perché permette questa libertà al lettore di entrare come vuole, dove vuole, in questo ambito, in questo labirinto. È esattamente un labirinto, diceva Piero Bigongiari, il poeta Piero Bigongiari, è un labirinto dove noi entriamo e non sappiamo neanche se riusciremo a uscire da questo labirinto e come ne usciremo da questo labirinto. Ma il labirinto, non per fare adesso un mito del labirinto, il labirinto è anche ricchezza perché ci fa vedere tante strade. Poi è chiaro che il problema può essere quello di non uscire, però intanto ci fa vedere tante strade, tante possibilità, tante ricchezze, tante parole, e alla fine anche questo è proprio il bello della poesia. Poco fa dicevamo che lei è un poeta, tra virgolette, tipico, nel senso che scende dalla Torre d'Avorio e dà tanto anche umanamente. Quindi per chi la conosce bene come me, Antonio, vorremmo che lei dicesse un po' così pubblicamente, approfittando di questa situazione, qual è la cosa che lei è un poeta bolognese, a Bologna si mangia bene, da noi si mangia bene pure, qual è la parte, diciamo, dei siciliani che le apprezza di più?
Ma guarda, io così dicevo, per entrare un po' nella persona, sì, più sì, io a volte sono chiamato a dire quali sono i lati negativi dei siciliani. Mi è capitato già diverse volte, una volta, l'ultima volta è stata a una radio lì di Catania, dove mi hanno detto: ma perché non dice quali sono i lati negativi di noi siciliani? E io ho risposto in un modo molto semplice, con la risposta che poi do adesso, e cioè: perché dover partire sempre dai lati negativi? Partiamo dai lati positivi, e cioè il lato positivo è che qui ci troviamo in uno spazio dove si dedica un certo tempo alla poesia, e questo mi sembra già un fatto clamoroso, è vero? Siamo in una zona dove ci sono delle persone, che siete poi voi, che organizzate delle grandi cose di carattere culturale. È vero, non so, conosco, ho amici che organizzano Isola Poesia, che è una manifestazione splendida. Conosco persone che organizzano l'Università delle Cose, che fanno delle cose magnifiche. Perché sottolineare sempre i lati negativi e non partire da queste cose? E dico anche un'altra verità, perché è una verità: dove mai in Italia in questi giorni hanno organizzato tutti quegli eventi di poesia che sono stati organizzati qui il 21 marzo? Forse da nessuna parte d'Italia. Allora, partiamo dai lati positivi, e poi i lati negativi tanto ci sono da tutte le parti, per cui facciamo presto a dirli o non dirli. E io credo che noi dobbiamo cominciare un po' a sottolineare le cose positive che riusciamo a fare, insomma, e qui state facendo queste cose di carattere culturale molto importante. Pensiamo, non so, alla scuola di musica che appunto la fondazione organizza con decine e decine, centinaia di bambini. Insomma, queste sono cose straordinarie, insomma, non è che queste cose ci sono da tutte le parti, queste cose non ci sono da nessuna parte. Cioè, voglio dire, io vivo in una regione ricca, evoluta, emancipata, civile, tutto quello che vogliamo, però sotto l'aspetto culturale, la mia regione, non vedo tante cose. Quindi io direi, insomma, smettiamola di parlare sempre di cose negative, parliamo delle cose positive, insomma. Ho ribaltato la domanda, ma mi faceva piacere, insomma, sottolineare sempre, si sottolineano sempre le cose negative, invece no, perché non sottolineare le cose, poi le cose negative si sa ci sono, è chiaro che poi la popolazione cercherà di, spero, di superarle, ma insomma poi le cose negative ci sono anche al nord, non ci sono certo solo al sud, ecco. Raffaele, abbiamo parlato fino adesso di poesia, della sua poesia e dei poeti, di come i giovani devono rapportarsi alla poesia, e anzi inviterei anche lei stesso a fare un invito ai giovani che leggano più poesia rispetto a quello che non fanno. E vorrei sapere, proprio volendo conoscere l'uomo, Raffanelli, se va al cinema, cosa le piace al cinema e cosa ama in musica. Ma guarda, io sono uno che va al cinema, rispondendo alla prima parte della tua domanda, senza particolari, come dire, non sono un cinefilo. Non sono un cinefilo, non sono, però insomma apprezzo molto il cinema, a me il cinema piace molto, piace insomma chiaramente il cinema, insomma, che riesce a dire qualcosa, ecco, che riesce a dire, ma spesso, non so, per dire, un film che magari insomma non, Benvenuti al Sud, per dire, certo non è un film d'autore, però è un film molto carino, garbato, fatto bene, insomma, che esprime una certa realtà anche del nostro paese, del nostro modo di pensare. E poi certo io ho perso un po' anche i contatti con i nuovi registi, e se dovessi dire i grandi registi del passato, che comunque sono i maestri, grandi, sì, direi sicuramente Fellini, direi sicuramente Visconti, direi questi grandi, insomma, registi. A me è chiaro, il cinema che piace è quello, insomma, il film un po' d'autore, il film dei grandi nostri neorealisti. E comunque a me il cinema piace molto, mi sembra sempre un po' una festa quando vado al cinema, e veramente lo apprezzo tanto. E chiaramente poi ci sono anche film brutti che mi capita di vedere, insomma, come capita anche a voi, penso. Ho visto anche i film panettone, insomma, qualcuno l'ho visto, insomma, ogni tanto. Poi io sono anche un po' per sdrammatizzare, insomma, le cose, non è che si debbano sempre fare i discorsi così talmente alti che poi alla fine ci si annoia anche, insomma. Non sono un comeinista della cultura,
Per quanto riguarda la musica, sono come dire, un ascoltatore un po' distratto, nel senso che l'ascolto un po', ma non è che sia neanche un esperto, e quindi questo forse è anche un male, perché dovrei ascoltare di più la musica, perché la musica aiuta molto a scrivere la poesia, insomma, quindi qualche autore classico, un po' di canzone d'autore, tra cui, non so, potrei dire Conte, potrei dire, non so, De Gregori, almeno qualche anno fa, insomma, cose di questo genere, niente di particolare, però ecco, sì, direi che sono forse un ascoltatore un po' distratto e neanche molto illuminato, ma neanche un grande conoscitore della musica. Bene, abbiamo avuto l'opportunità di averla con noi a scuola, al Branchina, e quindi mi chiedo, che rapporto ha lei con gli studenti o con i ragazzi di oggi? Cioè, di solito si vede arrivare una personalità importante dal punto di vista culturale, un poeta, è una figura piuttosto davvero importante nella parola stessa, cioè, ci ha coinvolto tanto, ha ispirato anche, ha stimolato un po' la mente di chi vuole, di chi ama la poesia, anche in una scuola, che è il posto dove si veicola l'istruzione, cioè non è così fondamentale la poesia, però è stato davvero interessante. Quindi che rapporto ha lei con noi? Ma io, guarda, sono uno dei poeti che forse gira di più nelle scuole italiane, mi è capitato tante volte di andarci, anche in situazioni a volte un po' precarie, nel senso che magari mi sono trovato di fronte anche 120, 150, 200 persone, e quindi sappiamo che mettere insieme 200 persone poi non è che si garantisca il massimo silenzio, la massima concentrazione, proprio perché giustamente i ragazzi magari messi male, un po' stretti, tanti insieme, ecco, però io ho sempre accettato questo, perché io credo che la scuola debba cambiare anche in questo senso, cioè debba cambiare nel senso di accettare, di accogliere quelle che sono le risorse che possono provenire dall'esterno. Molte volte invece questo nella scuola non c'è, io sono uno che ha sempre vissuto nella scuola, quindi conosco bene la scuola, no? La conosco veramente bene, credo, insomma, fare l'insegnante vuol dire starci dentro, e vedo che a volte ci sono delle chiusure che sono incomprensibili, c'è un po' la chiusura verso l'esterno, adesso un pochino